l'ultimo che hai detto? No, sono sicuro. Ma sono anch'io. Vedete, se l'ultimo mi metto in soli, si vedrà. Ancora la partita di dopodomani, mercoledì, ancora. Vedremo. Neanche se lo sapessero sono diretti adesso. Neanche se lo sapessero sono diretti adesso. No, se lo sapessero direi. Io quando so le cose o così non ho problemi a dirle, però per adesso non so veramente neanche io cosa fare. Così. E allora fino adesso, uscita da quello che succederà a Siena lunedì, di questa stagione che cosa ti rimane? Ma il gruppo, secondo me, è un gruppo speciale, anche perché fatto la stagione deve ancora finire, però il campionato che abbiamo fatto secondo me è stato un campionato della Madonna, perché abbiamo iniziato malissimo e poi con questo gruppo qui siamo risaliti e siamo in semifinale scudetto, quindi penso che abbiamo fatto un grandissimo lavoro noi l'allenatore e gli assistenti, e quindi mi rimane sicuramente il gruppo. A livello personale ancora più in avanti, a livello personale c'è qualcosa, qualche neo che se guardi indietro, qualcosa che cambieresti? Ma io la mia filosofia è quella di dare sempre il massimo tutti i giorni, è quello che ho fatto sempre, quindi se uno dà il massimo poi i rimorsi non ce ne sono, quindi nei non ne ho. Ti chiedo una cosa su la partita di stasera anche sulla Siena. Siena è più forte, più buona, più profonda, più fisica. Mi sembra anche che sia anche un po' recuperata la vivenza, nel senso lo figlio è stato molto, addosso, ne mettono tanto. Mi senti un pochino frustrato? No, no, ma penso che loro, al di là di tutto, abbiano dimostrato di essere più bravi, stati più bravi noi stasera, stati più bravi noi in gara 1. Questo è quello che io ho visto. Poi l'arbitraggio, vuol dire, ognuno, noi cerchiamo di mettere la palla nel canestro, gli altri fanno il loro lavoro, lo fanno penso tutti in buona fede, ognuno cerca di fare il lavoro al meglio, quindi non penso che ci sia niente da recriminare con gli altri.